Perché ieri mi è uscito uno scherzo su Instagram che ha fatto sto tipo alla nonna. Brother, vanno in un negozio, c'era tipo il settore videogiochi, e questo matto aveva praticamente reskinnato tutte le copertine dei giochi mettendo la faccia della tipa. Finca, bro, tipo il gioco di Shrek c'era la faccia della tipa. Oh, questa non ci capiva un cazzo, giuro, stava smattando da sta roba, era proprio furiosa. Che, cioè, ovviamente non capivano. E si girava e c'era la sua faccia ovunque, zio, te lo giuro. Sì, bro, è folle come roba. Però, zio, vai in un negozio a proporre uno scherzo del genere e non ti prendono per matto? E anche fatto un addio al celibato, non so, hai letto la roba, magari? Cosa? Di quell'addio al celibato che hanno organizzato dei ragazzi. Tra l'altro, ragazzi definiti da quelli che abitano lì in zona dei bravissimi ragazzi. Praticamente si sono vestiti da, te lo giuro, tipo da mercenari, cioè tipo dell'ISIS, vestiti così. Minchia, 9, bro. Con gli M4 finti, hanno simulato il rapimento di un tipo, ma c'era la gente nel panico. Un signore che ha avuto un malore, giuro, gente che chiamava la polizia. Allora è brutto, però quando minchia, non è letteralmente un po' too much come scherzo. Minchia, cioè, il 9 con un furgone. Grazie, Giamo Speri 32. M4, hanno prelevato questo tranquillo, qua. James. Hanno detto che hanno ricevuto tipo 10 chiamate d'allarme, i carabinieri. Praticamente c'era tutta la gente in panico. Un signore che era lì, che ha visto la scena e che è stato male, tipo. Però sono quegli scherzi... Un po' osè, minchia, un po' però oltre. Ti dico, boh, non lo so, a me comunque queste robe mi fanno ridere, zio, sono boh cattivo, però questi scherzi, minchia, un po' oltre, però quando vanno un po' oltre, zio, per gli io scherzi non c'è un limite. Non se ne sono accorti loro. Grazie. Non si sono accorti che la gente era nel panico intorno a loro. Sì, è un po' come quelli là vestiti nella stessa maniera, che vanno in giro con lo zaino, lo lanciano e poi corrono. Ah sì, che fanno finta di lanciare una bomba. Esatto. Minchia, brother. Vabbè, ma se vai a vederti i prank, c'è stato il periodo gold dei prank su YouTube, dove era una gara chi si faceva ammazzare prima. Cioè letteralmente vicino all'arresto. Ma tu l'hai mai visto quel prank? Praticamente sto qua andava vicino ai bancomat, ok? Erano tipo, ma non c'è mira sisa. Erano tipo complici, c'era uno che prelevava. Anzi no, scusa, no, cazzata. Andava nei bancomat, zio, e faceva finta di rapinare la gente che stava prelevando. Zio, becca questo. Minchia. Qua, penso un lottatore, bro, ti giuro, le ha tirato questo pugno, zio, ma sai cosa vuol dire rovinato. Che gli ha aperto il naso? Cioè, praticamente, zio, si vedeva nel video, c'era tipo l'osso che gli usciva fuori, gliel'ha aperto, bro, si sente proprio l'audio di lui che glielo spacca, zio, peso, si è girato, l'ha rotto in due. Detto che erano italiani, quelli lì, vabbè. Sì, brother, come si chiamano quelli là? Show, vabbè, sì, ho capito comunque. Sì. Poi grazie mille, Robos. In America, no? Però, minchia, ovviamente la gente è un po' diversa. C'è uno che America. Tira fuori la pistola, quello là, giusto? Minchia, no, porco Dio, gli tira fuori la pistola. Ma lì cosa fai, raga? Lì c'è, boh. È capace che quello lì, minchia, possa pensare che tu in realtà non stai facendo uno scherzo, ma fai così apposta perché vuoi arrendere. Zio, posso dirti una roba? Minchia, a parte un bullet in una circostanza del genere, gli puoi dar torto al tipo che ha sparato, però. Infatti, trova a notte fonda, bro, in una metropolitana, chiuso a destra e a sinistra da due travestiti così che lo minacciano. Una motosega in mano. Brother, posso dirti che, minchia, in una situazione di vita o morte in cui tu non sai che è uno scherzo, forse ci sta anche che ti parta un bel bullet, eh? Cioè... Grazie Aler per i 5. Grazie, sangue, bro. Un piccolo vestito da clown con un cadavere di fianco, cosa fai? No, non l'ho visto, ma chi è? Non spari due o tre volte. Mi vuoi sto cazzare, bro? Ma infatti, minchia, quelli rischiano. Ma bro, ma quello può essere un rincoglione. Cioè, fare quegli scherzi sei proprio un coglione, ti giuro. Cioè, non... È troppo. Cioè, vabbè, però. Ma puoi giocare con la paura, no? La paura proprio quella cruda, no? Come in quei casi là. Cioè, stai giocando col fuoco, letteralmente. Non stai giocando con il fuoco, zio, a fare questi scherzoni. C'era quello famoso dove andavano ad abbassare i pantaloni ai tipi nei ghetti. A uno glielo abbassano, a brother gli cade una Glock dai pantaloni. Non sono scappati? Gli è proprio rotolata sì, dai pantaloni, dai, la Glock. Cioè... Andare in un ghetto a fare queste cose sei però un male. Minchia, però lì te la stai cercando, cioè. Esatto. Zio, ma è stato... Quello era il periodo gold dei prank su YouTube, in cui veramente era una gara chi faceva più views facendo ste robe folli. Non c'era proprio un freno. Non c'è proprio un freno. Quanti oids? Con l'arma, bravo. Morti. Lì non c'era proprio un freno. Infatti, zio. Ma secondo me qualcuno c'è anche morto a fare ste minchiate, eh? Sì. Un altro sacco, raga. Secondo me qualcuno c'è anche morto a fare ste cazzate. Tipo sì, prankare Mike Tyson sull'aereo. Morti, Quel prankone Mike Tyson sull'aereo. Cosa cazzo è quello? Non l'hai visto, zio, quel video?
No, cos'è che no, brother, no, non ci credo allora, che non l'hai visto. No, giuro, giuro, abbiamo un Loddy comunque. No, non zio, l'ho visto, praticamente ci sono. Poi te lo mando. Questi due bambocci hanno beccato Tyson su un aereo di linea. E praticamente c'è uno che filma in una, nella corsia tipo destra, e Tyson nella corsia okay. sinistra, e il suo complice è proprio nel posto dietro Tyson. Minchia, bro, e sono lì a sghignazzare, a trollarlo, no, robe del genere, urlano, si filmano. Poi, zio, c'è cambio scena e c'è letteralmente il video di Tyson che si è girato e sta prendendo ammazzate, bro, uno di quei due babbi là dietro. Ah, ma sì, no, forse avevo visto, ma era uscita la notizia, vero? Boh, zio, comunque lo sta roba, proprio forse... picchiando, bro, lo sta proprio picchiando. Poi altro taglio scena e c'è quel bamboccione morto, tutto gonfio, in lacrime, zio, con la mandibola tutta gonfia, perché ovviamente l'ha maciullato. Giuro, madre, che ridere quel video, cioè proprio che ridere. Due stupidi, letteralmente, due stupidi rimessi in linea minchia, dal re. Quando stuzzichi un leone che dorme. Eccolo qua. La carezza di McGregor alla mascotte invece l'hai vista? Sì, minchia, ma quella roba gag. Lì, cioè, quello comunque non è normale. Era una gag, bro, quella là. Sopra airport.